Ha destato stupore e commozione la notizia della morte dell'ex assessore della Giunta Messana ed ex presidente dell'ATO Rifiuti Giuseppe Cimino, morto in ospedale nella tarda mattinata di domenica, due ore dopo essere stato investito da un'auto mentre girava a piedi in via Paladini. Cimino, che aveva 73 anni, è stato investito dalla Smart guidata da un commerciante nisseno, NV le sue iniziali, ed è piombato rovinosamente sull'asfalto, riportando la frattura del bacino e ferite alla testa che hanno causato una violenza emorragia cerebrale. Sul posto sono arrivati prontamente i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia municipale. Le condizioni di Cimino sono apparse subito gravissime e vani sono stati i tentativi dei medici in ospedale di salvargli la vita. Per eseguire tutti gli accertamenti del caso, la procura nissena ha aperto un'indagine per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati come atto dovuto il conducente della Smart. Adesso inquirenti e investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Tanti messaggi di cordoglio anche sui social per ricordare l'impegno appassionato in politica e nel campo istituzionale di Giuseppe Cimino, che da presidente ATO aveva passato anche momenti poco piacevoli a causa di un processo per peculato per alcune spese ritenute irregolari con la carta di credito dell'ente, costate una condanna a 3 anni, e il processo per le false comunicazioni sociali in merito ai bilanci della stessa ATO Rifiuto, conclusosi con l'assoluzione definitiva. Ai nostri microfoni l'ex sindaco di Caltanissetta Salvatore Messana, che ha tracciato un ricordo di Giuseppe Cimino. Io sono molto addolorato per la perdita tragica di Giuseppe Cimino, con cui ho avuto la possibilità di collaborare. Era assessore della mia giunta, prima era stato consigliere comunale, e il ricordo che io ho è il ricordo di una persona appassionata di politica, colta, a volte sembrava quasi fuori contesto, e per quella che è la mia esperienza personale, in tutti gli anni nei quali è stato assessore è sempre stato onesto e dirigente, e nel confronto, a volte aspro, ecco, anche con gli alleati politici, e era sempre un confronto dialettico fondato sugli argomenti, dove cercava di far valere quelle che erano le sue competenze e politiche e amministrative. Quindi io vorrei, ecco, che venga ricordato per la passione che aveva per l'impegno civile, per la politica, e umanamente, se proprio posso ricordare degli episodi materiali durante la mia esperienza, non ha mai fatto una missione fuori regione, non è mai andato, così come capitava per tanti assessori o consiglieri comunali, di doversi recare a Roma per ragioni amministrative, e tutte le volte che andava fuori Caltanissetta e andava ovviamente con la macchina di servizio, era sempre lui a pagare il pranzo agli autisti, così come quando si facevano i consiglieri comunali era solito spesso, proprio per avere anche delle relazioni umane, invitare a cena i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, e sovente era lui a pagare il conto. Quindi era una persona generosa, buona, onesta, colta, e la sua tragica fine, peraltro il suo ultimo periodo vissuto in solitudine, veramente ci rattrista ancora di più.